Buonasera a tutti, intanto grazie di essere venuti, grazie a chi ha organizzato questa manifestazione, grazie all'amministrazione, al sindaco che l'ha accolta. Il mio ruolo oggi dovrebbe essere quello di coordinare gli interventi delle personalità che sono qui presenti, dei relatori che sono qui presenti, però alcune riflessioni. Mi piace farle, insomma, per 4 anni e mezzo io sono stato rappresentante di questo territorio in consiglio regionale e per 3 anni sono stato nella commissione sanità del consiglio stesso. E quindi credo di aver vissuto personalmente, insomma, quel percorso di grande cambiamento, di cambiamento profondo che ha interessato la sanità e l'assistenza sociale della nostra regione. Il sentimento che io provo oggi è un sentimento di amarezza, naturalmente, di grande sconforto, perché è il rammarico che quel grande cambiamento che era cominciato e che aveva portato la nostra regione ad essere l'unica regione del centro-sud a non essere commissariata per quanto riguarda la sanità, e che anzi aveva portato la nostra regione ad essere quasi un modello per quanto riguarda la svolta nelle politiche sociali e sociosanitarie. Ecco, dicevo, quel percorso viene oggi bruscamente interrotto. Si ritorna indietro di 5 anni, di 10 anni. Anche di 15 e di 20 anni si ritorna indietro. Vediamo le stesse facce che vedevamo 15 e 20 anni fa con il nuovo vestito delle vergini che si preparano a spartirsi la torta della sanità. Sto usando parole pesanti, ma non sono parole mie, sono le parole che in questi giorni sono sulla stampa, su parte della stampa della nostra regione. Il giornale di Sardegna parlava 3 giorni fa di torta della sanità e immaginava le spartizioni. La nuova Sardegna di oggi titola a tutta pagina lottizzata la sanità sarda. E sono cose gravi che stanno succedendo, gravi perché riguardano la vita, la qualità della vita di ciascuno di noi, ma soprattutto riguardano la vita e la qualità della vita delle persone più deboli in questa società, che sono i malati, che sono i cittadini con disabilità, che sono i cittadini in difficoltà economica, eccetera. E allora, siccome non capita spesso nella nostra regione che un giornale prenda posizione e che sia obiettivo per quanto riguarda le politiche della regione, io volevo proprio leggervi alcune frasi che sono oggi, nella stampa di oggi, perché sono indicative di quello che sta succedendo, in questi giorni e di quello che potrà essere il futuro della nostra salute e il futuro della sanità in questa regione. L'articolo: i leader politici si sono spartiti i posti e ora decideranno i nomi degli 11 commissari che martedì la giunta si limiterà a ratificare. Una lottizzazione partitica vecchia maniera ha inaugurato ieri nell'ufficio del presidente della regione Capellacci il nuovo corso della sanità sarda secondo il centrodestra. La spartizione delle 8 ASL, dell'ospedale Brozzu, delle 2 aziende miste di Cagliari e Sassari è stata rapida. Il manuale Cencelli evidentemente funziona ancora. Ma le novità è che si è discusso solo di numeri e non di nomi e di competenze, a smentire i propositi di voler decidere sulla base delle professionalità dei singoli.
Dopo i 4 anni e mezzo di Renato Soru, il centrodestra ha voluto riprendere il totale controllo della sanità e si è mosso senza preoccuparsi di salvare almeno la forma. Ai primi di agosto ha approvato una norma illegittima, secondo le opposizioni, per licenziare i manager nominati dalla giunta precedente e per sostituirli con commissari in vista della riforma organizzativa. Ieri, alla scadenza del mese, il presidente ha riunito i segretari di maggioranza e il vertice si è limitato a disegnare la nuova mappa del potere. 6 posti al PDL, 2 a testa all'UDC, riformatori e 2 ai riformatori e 1 al PSDAZ. E poi l'articolo continua, naturalmente vi suggerisco di leggerlo perché è molto indicativo di quello che sta succedendo in questi giorni in Sardegna e purtroppo non solo nel campo della sanità. Io credo che, intanto vorrei fare una precisazione, non siamo in campagna elettorale, non stiamo chiedendo voti, mi piacerebbe che quella di oggi fosse semplicemente un incontro in cui tutti insieme abbiamo la possibilità di capire quello che sta realmente succedendo, quali sono i rischi e i pericoli a cui stiamo andando incontro, le cose che si vogliono abolire e che tutti insieme prendiamo coscienza, perché io credo, l'ha già detto il sindaco, che quello che sta per succedere nella sanità in generale, ma in questo territorio e in questo comune in particolare, dovrà vedere la mobilitazione di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini della provincia, perché non è accettabile quello che è stato appena letto dal sindaco. Vedete, in questi 4 anni e mezzo, nei precedenti 4 anni e mezzo naturalmente, io credo che ci si sia messi degli obiettivi fondamentali in campo di politiche sanitarie e di politiche del sociale. Prima di tutto, il primo obiettivo era quello di darsi delle regole a cui ci si dovesse attenere, perché questa era la regione dove non era stata nemmeno recepita la normativa nazionale in materia di governo della sanità. E nasce così infatti la legge regionale 10 sul servizio sanitario regionale, che recepisce la normativa nazionale, che però era precedente di oltre 12 anni rispetto alla legge regionale. E poi la legge probabilmente più bella, più importante, la legge 23 sui servizi sociali, che ha visto tutti i comuni della nostra regione impegnati con grandi difficoltà all'inizio soprattutto, perché si trattava di una grande novità mettere in rete comuni, anche se comuni della stessa provincia, a proposito dei piani locali unitari, dei servizi alla persona. Ebbene, io credo che non ci sia oggi assessore ai servizi sociali di qualunque comune della nostra regione, piccolo o grande che sia, che non riconosca, ed è stato riconosciuto, il grande valore di questa legge e la grande attività che è stata fatta nei confronti dei servizi sociali rivolti ai cittadini della nostra regione. Ingenti quantità di risorse sono state mobilitate dalla regione in materia di non autosufficienza, 120 milioni di euro solo per la non autosufficienza della nostra regione, ma penso ai progetti personalizzati che riguardano le gravi patologie, i gravi non autosufficienti, le patologie neurologiche e la salute mentale. Tutto questo oggi è messo a rischio, è messo fortemente a rischio. Io oggi voglio citare nel mio breve intervento un solo nome, perché è un esempio di come questa nuova amministrazione che governa la regione abbia idea di procedere.
una delle prime sostituzioni che è stata fatta è stata quella di rimuovere il direttore, il direttore della servizi sociali dell'assessorato della sanità. Guardate, quella non era una nomina, non era una nomina politica, era un funzionario della regione, un dirigente della regione, si chiama Remo Sizza, lo dico perché è stato il punto di raccordo di tutti i comuni della nostra regione per la sua competenza, per la sua disponibilità. E ripeto ancora una volta, non era quella stata una nomina politica, era stato nominato sulla base della sua competenza. Bene, la prima persona che è stata rimossa dalla nuova dirigenza dell'assessorato della sanità è stata proprio questa persona. E poi, altra cosa, si è deciso di abolire di accorpare nuovamente in capo alla sanità la direzione dei servizi sociali. Tutti voi potete ben capire che cosa questo significa. Lo spostamento di risorse verso il sociale era stato importante ed era stato un processo graduale in questa regione per cercare di trasferire quanto più risorse possibili verso questo settore. Riportarlo in capo ad un'unica direzione significa ancora una volta che il settore sanitario prevarrà su tutta quella che è l'assistenza sociale, l'assistenza nei territori, l'assistenza alle disabilità, ai malati di mente, ai tossicodipendenti, eccetera. Le regole, quindi, la legge 10, la legge 23 e infine il 19 gennaio del 2007 l'approvazione del piano sanitario regionale, che mancava nella nostra regione da oltre 22 anni. Immaginate che cosa vuol dire, solo in termini di innovazioni tecnologiche, 22 anni in sanità. Ovviamente, perché non c'erano queste regole? Perché avere delle regole comporta anche dei doveri, e per certa gente è meglio non averle. Si spiega così la sanità a macchia di leopardo nella nostra regione, che cresceva sulla base più di influenze politiche che non di necessità territoriali. Ma uno sforzo enorme è stato fatto per il risanamento economico della sanità. Vedete, anche su questo io credo, lo ripeto, non siamo in campagna elettorale, non siamo qui per fare, però i numeri sono numeri e non possono essere contestati. L'attuale amministrazione della sanità e l'attuale amministrazione regionale fa risalire la pseudo proposta di riforma della sanità che hanno fatto e che, badate bene, hanno fatto grazie ad un emendamento, all'emendamento del collegato della finanziaria, quindi praticamente senza nessuna discussione nelle sedi competenti, sia del Consiglio regionale sia e soprattutto a livello territoriale, con le istituzioni, con la provincia e i comuni. Bene, non hanno le idee chiare su quello che è su quelli che sono i conti della sanità. Sono partiti dicendo che c'erano 100 milioni, che poi sono diventati 120, dopo qualche giorno 160 e oggi sono diventati 180 milioni di debiti. Credo che queste siano cifre false. Soprattutto io chiedo che queste cifre vengano rese pubbliche finalmente, perché non si può più tollerare che queste cifre vengano fatte attraverso annunci sui giornali mai verificati e mai verificabili. La realtà è un'altra, e come vi ho detto, io vorrei citare le fonti di queste cifre, e le fonti non sono l'assessorato della sanità gestito dal centro-sinistra dal 2004 al 2009. Le fonti sono l'allegato dell'accordo fra il Ministero della Salute,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna del 31 luglio 2007. Accordo quindi fra il governo di centrodestra nazionale, che grazie a Dio alla Sardegna non fa mancare niente, e l'assessorato regionale della sanità. Bene, i disavanzi del sistema sanitario regionale sono per il 2001, primo anno di governo del centrodestra, di 98 milioni, per il 2002 di 185 milioni, per il 2003 di 188 milioni, per il 2004 di 272 milioni di euro, per un totale di 470 milioni di disavanzo che l'amministrazione presieduta da Renato Soru si trovò nel 2004. 470 milioni di euro certificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del Governo nazionale. Eravamo sul punto del collasso, eravamo sul punto di essere commissariati come le altre regioni meridionali ed eravamo quasi obbligati ad imporre nuove tasse con le addizionali IRPEF e con le addizionali IRAP, eravamo quasi costretti dal governo nazionale ad aumentare i ticket sulle prestazioni sanitarie. È stato fatto un lavoro difficile, impegnativo naturalmente, per cercare di coprire questi disavanzi pregressi, i recuperi delle risorse che spettavano alla nostra regione. Io qui ce le ho, non ve le elenco, sono sempre dati del Ministero naturalmente che sono a disposizione di tutti. Non ve le elenco per non annoiarvi, ma la conclusione di tutto questo fu che a fine del 2006 il disavanzo della Regione Sardegna in materia sanitaria era di 68 milioni di euro, uguale a quello del 2001, e nel 2007 si è raggiunto il sostanziale pareggio di bilancio. Quindi al 31 dicembre 2007 il Ministero del Centrodestra certifica che i conti della Regione Sarda in materia sanitaria sono in ordine. Dopodiché, siccome i bilanci vengono presentati trimestralmente, per i primi tre trimestri del 2008 la Regione Sarda è sempre adempiente nei confronti del governo nazionale, mancano ovviamente i conti dell'ultimo trimestre 2008, perché questi li doveva presentare la nuova amministrazione regionale. Allora voglio dire, ci vuole anche onestà intellettuale quando si fanno certe affermazioni, quando si fanno cifre e quando si usano queste cifre per voler, come dire, nascondere quelli che sono i reali obiettivi di questa amministrazione regionale. Reali obiettivi che sono quelli di rimettere le mani sulla sanità, è il titolo del dibattito che oggi stiamo facendo, e credo che non siamo stati gli unici ad interpretarla in questo modo. Vi ho letto prima il titolo della Nuova Sardegna e parte dell'articolo della Nuova Sardegna. Stiamo quindi tornando gravemente al passato. Uno degli altri obiettivi che ci si era posti era quello ovviamente dell'ammodernamento delle infrastrutture sanitarie, la creazione di 5 nuovi ospedali in Sardegna. Voi immaginate, avrebbe potuto cambiare il volto di una regione. E invece oggi vengono messe in discussione anche questi obiettivi. Io ricordo che una delle prime dichiarazioni dell'assessore nuovo della sanità, l'assessore Liori, quasi in forma, come dire, ironica, disse: l'ospedale di Cagliari non si farà perché 122 milioni di euro sono sufficienti solo per le fondazioni,
di un ospedale così grande. Mi sembra anche inutile replicare, perché mi sembra un'affermazione così sciocca che è ovvio che 122 milioni di euro non sono sufficienti a fare un ospedale di cui ancora non esiste neanche il progetto, che mi sembra che l'affermazione possa essere rispedita al mittente senza neanche essere commentata. Ma l'assessore Liori, fra le sue prime dichiarazioni, fece anche quella che l'ospedale di San Gavino si sarebbe fatto. Attenzione, l'ospedale di San Gavino è stato interamente finanziato. Io vi leggo ancora una volta un documento ufficiale della Regione, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna. Il programma investimenti in sanità, ex articolo 20, legge 11 marzo 88, numero 67. Il 15 maggio del 2008 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero della Salute, a Roma, Ministero ancora di centrodestra, l'accordo di programma con il quale si è proceduto a programmare le seguenti risorse. Ve le salto, totale 53 milioni e 736 mila euro. Nell'accordo di programma stabilito col Ministero e recepito con deliberazione della Giunta regionale 1537 del 15 luglio 2008, è previsto tra gli altri interventi il nuovo ospedale di San Gavino, per un totale costo di 92 milioni e 414 mila euro, di cui 42 milioni e 900 a carico dello Stato, 3 milioni a carico della Regione e il resto con il ricorso al capitale privato sono i progetti di finanza. Per ottenere questo finanziamento dovrà essere richiesta l'ammissione entro 18 mesi dall'accordo. Entro 18 mesi dall'accordo. Tenete presente che l'accordo di programma è del 15 maggio 2008. Aggiungete 6 mesi e noi vi scopriamo che questa nuova amministrazione regionale rischia di perdere questi finanziamenti dello Stato perché non ha adempiuto al proprio dovere. Le risorse da programmare con il nuovo accordo di programma che la Regione non ha fatto, a tutt'oggi ancora non ha fatto, e che sono da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ammontano a ben 200 milioni di euro e 976 mila, di cui leggo dalla delibera di recepimento del 16 dicembre 2008, di cui 47 milioni 554 mila errotti per l'ospedale di San Gavino, che viene quindi interamente finanziato dal primo accordo di programma e dalla proposta di secondo accordo di programma che ancora questo assessore non ha contrattato con il Ministero. E poi ci sono, oltre a questi pasticci amministrativi che mettono in grave rischio tutta questa grande quantità di risorse nostre, della nostra regione, e che dovevano servire ad infrastrutturare in materia di sanità la nostra regione, oltre a queste gravissime e colpevoli mancanze da parte dell'assessorato della sanità attuale, iniziano le notizie vere, false, io non lo so, perché ogni 2-3 giorni leggiamo cose diverse sui giornali. L'Unione Sarda, il 6 di settembre, 5 giorni fa, intervista l'assessore Liori, il quale afferma, fra virgolette, il nuovo ospedale di San Gavino non si tocca e sarà costruito. Non abbiamo modificato una virgola del programma di spesa, ma non hanno ancora fatto l'accordo di programma.
L'unica struttura che non sarà fatta è il grande ospedale di Cagliari. Questo era il 6 di dicembre, ma diceva il sindaco molto bene, nel programma regionale di sviluppo che ha data 3 settembre invece, 3 giorni prima di questa affermazione dell'assessore, l'ospedale di San Gavino viene messo fra quelli che non dovranno essere realizzati. Sarà valutata con attenzione la situazione del nuovo ospedale di San Gavino, che l'annullamento del piano sanitario regionale ha reso irrealizzabile nei termini finora ipotizzati, eventualmente realizzando solo in parte la nuova struttura e recuperando una parte delle risorse già impegnate, in alternativa a una possibile completa cancellazione della nuova realizzazione, sostituendola con un profondo intervento di ristrutturazione del vecchio ospedale. Allora, da un lato l'assessore La Spisa, che o non sa o fa finta di non sapere, io credo che non sappia, che 100 milioni negli ultimi 2 anni non sono stati spesi per ristrutturare l'ospedale di San Gavino, ma se così fosse converrebbe rifarlo nuovo, perché la spesa prevista per il nuovo ospedale è circa 94 milioni di euro. Non riesco a capire quindi la logica di questi amministratori, ma la cosa più grave è che nello stesso documento, documento di programmazione a pagina 187, la giunta regionale scrive: parte destinati a San Gavino, insieme a quelle derivanti dalle possibili dismissioni dei vecchi ospedali, saranno attribuiti per la costruzione di un nuovo ospedale per la provincia di Carbonia Iglesias. Ritorniamo alle mani sulla sanità. Allora, quello che io vorrei dire, e termino, mi scuso anche perché forse l'ho fatta un po' troppo lunga, sono due cose: c'è malafede ovviamente in queste cose, c'è grande ignoranza nel senso di non conoscenza dei problemi della sanità e del sociale in generale, ma di questa provincia in particolare. Questa era, ed è purtroppo tuttora, la provincia col più basso numero di posti letto dell'intera regione sarda, con uno dei maggiori numeri di persone anziane, con un tasso di disoccupazione che probabilmente è il più alto in Sardegna, chiusura delle aziende, con la maggiore disoccupazione giovanile e femminile della nostra regione. Ecco, un territorio che ha queste caratteristiche e che viene in questo modo disprezzato dall'amministrazione regionale, che fa mancare anche i servizi più elementari necessari. Io credo che da questa piazza ormai così affollata, così piena, debba partire un movimento di rivolta nei confronti di questi ignoranti, lo ripeto, ignoranti perché non conoscono, naturalmente poi saranno coltissimi, però deve partire un movimento di rivolta che deve partire dalle istituzioni, dalla provincia, dai comuni, dai nostri consiglieri regionali, dai cittadini tutti, perché non è immaginabile che risorse che erano fino a destinate a questo territorio o non vengano ritirate o prendano altre strade. Io ho praticamente finito, questi sono i temi del dibattito che oggi vorremmo fare insieme a voi e con i relatori qui presenti, che vi presento e non hanno certo bisogno delle mie presentazioni: Massimo D'Adea, che è l'ex assessore al personale della Regione Sardegna, Rossella Pinna, che è l'assessore ai servizi sociali della provincia del Medio Campidano, e Renato Soru. Che dire? Mi auguro che oggi si faccia un dibattito serio, un dibattito sereno, perché possa partire proprio da qua. Questa è la prima manifestazione in tutta la regione che si fa sui temi della sanità. È la prima manifestazione da quando il centrodestra amministra la regione.
Quindi mi auguro che questo sia un seme gettato, mi auguro che tutti quanti prendiamo coscienza di quanto grave sia la situazione e di quanto grave possa essere il nostro futuro se continuiamo a lasciare a questi incompetenti l'amministrazione dei nostri servizi sanitari e sociali.